Buongiorno a tutti, anche oggi qui da Milano News siamo direttamente nella nostra meravigliosa città per vedere cosa ci offre la Civil Week, per vedere noi e ovviamente spiegare anche a voi. Al momento, come potete vedere, ci troviamo all'interno di Castello Sforzesco. Infatti in questi giorni la Associazione Nazionale Subvedenti ha inaugurato una nuova attività proprio volta a offrire la possibilità a tutte, anche le persone con disabilità visiva, di fare esperienza di varie opere all'interno del castello. Più tardi la presidente di questa organizzazione ci descriverà meglio questo progetto. E al momento ci troviamo direttamente all'interno del Castello Sforzesco insieme alla signora Garofalo, giusto? Sì. Quindi buongiorno. Buongiorno. Allora, ci racconti un pochino della sua associazione e dell'attività che si svolgerà oggi in tutti questi giorni della Civil Week. Allora, io sono la coordinatrice di Associazione Nazionale Subvedenti e qui per Civil Week facciamo oggi un evento che si chiama Descrivedendo Castello Sforzesco, perché la nostra associazione si occupa di persone con disabilità visiva in tutti gli ambiti e le necessità che una persona con disabilità visiva può avere, e uno dei progetti che facciamo proprio in favore dell'accessibilità e della fruibilità è Descrivedendo. Descrivedendo, lo dice la parola stessa, è descrivere vedendo, perché una persona con disabilità visiva può avere delle difficoltà a fruire naturalmente dell'arte, e quindi grazie alla potenza evocativa delle parole siamo in grado di fare in modo che una persona possa scatenare l'immaginazione. L'immaginazione è il ponte che rende inclusivo questo progetto, perché l'immaginazione è un potere che abbiamo tutti, a prescindere dalle capacità di una persona, e quindi Descrivedendo fa questo. Qui inauguriamo un nuovo percorso qui al castello che toccherà tre delle opere più emblematiche del castello: Pietà Rondanini, Virginale Rukers e uno degli Arazzi Trivulzio, proprio quello del mese di maggio. Perfetto. E quindi sarà inserito all'interno proprio dei percorsi di accessibilità del castello. C'è una piccola cosa che abbiamo realizzato vicino alle opere che sono parte di questo percorso. Si troverà un bollo che è un sole, che è proprio il sole degli Sforza. Al centro di questo sole c'è un QR code, quindi anche in autonomia le persone potranno, scansionando il QR code, poter accedere alle descrizioni che sono state inserite nel nostro sito www.descrivedendo.it e sul sito del castello. Grazie mille. Un'altra domanda: perché avete deciso di partecipare proprio a Civil Week? Perché Civil Week per noi è, diciamo, in qualche modo la rappresentazione di quello che da 52 anni portiamo avanti. Quindi il rispetto delle persone, la società civile per prima deve essere consapevole che le persone non possono, l'ho detto anche ieri, essere suddivise in categorie. Le persone sono persone, siamo portatrici di un valore preziosissimo che è la dignità. E di conseguenza per noi è molto importante fare degli eventi inserendoli proprio nel palinsesto Civil Week. Grazie mille veramente. Più tardi faremo anche un giro direttamente per vedere dal vivo quello di cui ci ha appena parlato. Grazie ancora. Durante il percorso troverete dei soli, simbolo degli Sforza, accompagnati dai QR code che vi permetteranno di accedere al percorso Descrivedendo. All'ingresso verranno anche fornite delle audioguide, fondamentali per questo tipo di percorso, dal momento che, oltre ad offrire informazioni artistiche, offriranno anche indicazioni sullo spazio circostante, aiutando così ad orientarsi. Appena entrati nella sala possiamo ammirare la Pietà Rondanini, scolpita da Michelangelo di spalle, e la guida ci offre una descrizione a 360 gradi dell'opera, permettendoci di ammirarla in tutte le sue sfaccettature. Successivamente si attraversa il cortile del castello e si arriva alla sala della balla, da cui si entra da quella che sarebbe l'uscita del percorso, proprio per facilitare l'orientamento. La seconda tappa di questo percorso è il Virginale Rukers. E infine, nella stessa sala, troviamo anche gli Arazzi Trivulzio, dedicati ai mesi dell'anno, realizzati dalla manifattura di Vigevano. L'audioguida si concentrerà su quello dedicato al mese di maggio. E ora siamo direttamente all'interno del Castello Sforzesco dopo aver affrontato il percorso che ci avete proposto prima. Quindi lascio direttamente parlare chi si è effettivamente occupato della progettazione, comunque della presentazione di questo meraviglioso progetto.
Buongiorno a tutti, io sono Ilaria Torelli, sono responsabile dei servizi educativi e accessibilità del Castello Sforzesco. In questo momento ci troviamo in Sala della Balla davanti all'Arazzo di Maggio, che è uno degli arazzi dei mesi Trivulzio, che è una delle tre opere interessate dal percorso Descrivedendo Castello Sforzesco. Per il Castello il dialogo con ANS, Associazione Nazionale Subvedenti, e con il progetto Descrivedendo è un'occasione importantissima per raccontare il proprio museo in maniera inclusiva e ripensare alle proprie opere cercando di assumere la prospettiva di diversi tipi di pubblici e di visitatori, e in particolare presentarlo in occasione della Civil Week, la settimana che promuove l'impegno civico. Significa valorizzare il lavoro quotidiano delle associazioni come ANS, come Descrivedendo, con le quali noi siamo costantemente in dialogo, e l'impegno che profondono nel tema dell'accessibilità dei luoghi di cultura, oltre che, diciamo, è una presenza per il Castello fondamentale, essendo un museo civico che fa del lavoro verso la cittadinanza uno dei suoi impegni più importanti. Grazie mille, vuole aggiungere qualcosa anche lei? Mi metto in mezzo così abbiamo la comunità al microfono. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Laura Spoldi, sono la responsabile per la stesura dei testi descrittivi del progetto Descrivedendo. Descrivedendo è un progetto che nasce 6 anni fa in collaborazione con Associazione Nazionale Subvedenti, ed è un progetto che nasce per rendere accessibili le opere d'arte alle persone con disabilità visiva. È un progetto in realtà inclusivo, perché la descrizione morfologica delle opere d'arte può essere fruita certo da persone che hanno fragilità visiva, ma in generale da tutti coloro che vogliono fruire dell'arte in una maniera più lenta e più attenta al dettaglio, ed è un metodo che si basa sulla potenza della parola e del linguaggio. E Civil Week assieme al Castello è stata un'occasione per presentare un nuovo percorso Descrivedendo, che appunto rende fruibili tre capolavori del Castello, che sono la Pietà Rondanini, il Virginale Rookers, che è uno strumento musicale, e poi appunto l'Arazzo di Maggio, di fronte al quale ci troviamo adesso. Quindi grazie mille a entrambe per la possibilità anche di aver fatto con voi questa visita, e mi raccomando, anche voi venite a farla, perché il progetto non finisce con la Civil Week, ma è un progetto che continua anche più avanti. Grazie mille, grazie, buona giornata. Grazie.